Buonasera, buonasera e benvenuti col segno della Vergine per la settimana che va dal 10 al 16 di maggio 2021. Oroscopo diverso, oroscopo veloce, semplicemente così, un'energia che andremo a acchiappare, a toccare. Un'energia, ripeto, che andiamo ad evidenziare più che altro, giusto per darci un minimo di idee. Metterò una carta per quanto riguarda l'energia. E poi sette carte, una per ogni giorno. Vergine. Vergine che fa parte dei segni di terra che in questo momento sono abbastanza forti. Non ha nessun pianeta la Vergine dalla sua parte, però dobbiamo riconoscere che Plutone in Capricorno, che la luna nuova che questa settimana cadrà in Toro, altro segno di terra, quindi darà nuovi inizi in Toro, che è quindi pragmatici, reali, eccetera, eccetera. Tra l'altro, in Toro sempre abbiamo Urano, che è abbastanza tosto, e ancora il Sole. Quindi i segni di terra sono in ogni caso avvantaggiati, insieme ai segni di aria sono quelli più forti questa settimana. Quindi andiamo a vedere comunque come si muove la settimana della Vergine, in maniera così veloce. La Vergine è in attesa. Di cosa è in attesa la Vergine? Cosa esattamente? La Vergine è in riflessione. Guardate. Questa settimana si ha l'impressione di sacrificare una parte di sé a favore di quello che è il mondo esterno. È una settimana di stasi, di nuova visione delle cose. Perché lo dico? Perché questa impiccata al contrario guarda questi uomini da un punto di vista diverso, perché guarda quella testa in giù. Quindi per la Vergine è una settimana di riflessione, ma soprattutto di cercare di capire le cose da un altro punto di vista, di vedere cose da un altro punto di vista. È una settimana di fermo per certi versi, ok? Perché ha bisogno di capire la Vergine. Andiamo a vedere come si muove la settimana. Allora, vediamo la settimana che va dal 10 al 16 di maggio. C'è tanto bisogno di stabilità, però nello stesso tempo la settimana inizia con un'energia che è abbastanza particolare, leggermente tossica. Più che tossica, è furtiva. Si ha la sensazione di essere in un posto in cui non si dovrebbe essere. Si ha la sensazione di voler abbandonare un posto, però lo si abbandona più paura di quando si è arrivati. Il lunedì molto particolare quello della Vergine. Ma soprattutto quello di volersi allontanare da un posto che perché non riuscite a vedere le cose belle, le riuscite a vedere solo le cose brutte di questa situazione. Il martedì c'è questa voglia di riscatto, c'è questa invece ritrovata passionalità per certi versi. Il mercoledì la Vergine è molto emotiva, molto molto emotiva, si ha a che fare con le emozioni. Molto molto emotiva, è una Vergine molto anche instabile. La Vergine per inizio una settimana alterna momenti di negatività, momenti di positività, momenti di volersi fare avanti a momenti di emotività profonda. Da giovedì in poi praticamente si ha a che fare con tutta una serie di situazioni. La Vergine è creativa, c'è poco da fare. La settimana dà proprio fondo alla sua creatività, ma soprattutto al suo bisogno di forse girare le spalle anche a una situazione bella. Solo che sente che è il momento di tagliare una situazione, perché è qualcosa che
come se fosse ispirata la regina questa settimana, come se fosse un'idea fissa, quella di chiudere una situazione che è molto molto conflittuale. Il fine settimana, devo essere sincera, per i Vergini non sarà granché. Sabato e domenica la vedo proprio pessimi, pessimi proprio. Abbiamo sia la morte che il 5 di bastoni, quindi una settimana proprio di profonda trasformazione interna, tanti conflitti interni, perché si capisce, si vorrebbe girare le spalle alla situazione, ma si capisce che invece è come se fossimo legati, ma non legati da un qualcosa di irreale, ma proprio è un pensiero fisso, c'è un pensiero fisso, c'è qualcosa, non possiamo toglierci dalla mente dei pensieri, c'è proprio una grande... C'è poca lucidità nella Vergine questa settimana, dobbiamo essere sinceri. Ma perché la Vergine combatte dentro di sé, con questa voglia di stabilità, ma nello stesso tempo questa voglia di andare via, di girare le spalle a questa stabilità, a questa situazione di ricchezza, tra virgolette. Una Vergine molto, molto emotiva da mercoledì in poi, molto. Disequilibrata, molto disequilibrata questa settimana, perché passa, si pone proprio sembra un'onda, si pone l'accento su una situazione prima in cui ci si muove furti, è come se in questa situazione non ci sentissimo proprio a nostro agio. Il lunedì proprio per la Vergine è una situazione in cui si riesce a vedere solo la parte negativa di qualcosa, non la parte positiva, per cui si viene voglia proprio di scappare. Però poi mercoledì invece c'è una grande, grande emotività, si è molto chiusi dentro di sé. E questa chiusura, questa forte emotività ci fa venire voglia di voltare le spalle a una bella situazione, ma ci si rende conto che non si riesce. Non si riesce, non si riesce perché c'è un pensiero fisso, fisso. Potrebbe essere lavorativo, ma potrebbe essere di una persona, eh. Qui non stiamo parlando di una coppia soltanto. C'è qualcosa che ci tormenta, ma è qualcosa in ogni caso. Ho la sensazione, soprattutto per molti vergini, che i primi giorni della settimana li passiamo in un modo, ma poi c'è un rincontro. Questo rincontro però ci porta ad allontanarci da qualcuno, ad avere tanti conflitti. Potrebbe essere anche con la persona del rincontro stesso che noi tagliamo, ok? Per tutta una serie di conflitti, ma è come se avessimo bisogno di trasformarla questa storia. Quindi da venerdì a sabato questo rincontro con questa persona ci fa sentire completamente fuori equilibrio e sentiamo che c'è bisogno di tagliarla questa situazione. Potrebbe essere un rincontro, potrebbe essere un ritorno, potrebbe essere una situazione che si ripresenta, ricordiamoci, quindi non è soltanto una persona, potrebbe essere proprio una situazione esterna che si ripresenta e che noi abbiamo bisogno proprio di tagliare, di evitare. Ok? Adesso prenderò una di queste carte. Queste carte sono molto particolari perché hanno una serie di consigli, ma di altro tipo. Però ho visto che prendendone una mi lascio arrivare un messaggio. Mi faccio portatrice di un messaggio che mi arriva, perché queste carte parlano di tutt'altro, però mi danno un messaggio e io voglio vedere qual è il messaggio che può arrivare per la Vergine. La Vergine ha tanti problemi di soldi economici. Qua ci chiede, il messaggio che arriva è cerca di anche tu crearti un qualcosa per attirare la prosperità, per attirare un punto di, cioè un'economia migliore. Perché sì, ok, tu in questo momento hai fatto tutto, ma ci può essere anche qualcosa che non hai considerato. C'è qualcosa che non è considerato che potrebbe attirarti una maggiore abbondanza economica. Qui parliamo proprio di abbondanza economica. Quindi penso che questa settimana la Vergine sarà molto molto ferma anche in questi pensieri. Forse sono pure questi pensieri ossessivi riguardo al fattore economico. E qua ci dicono le carte, considera anche altri aspetti. Considera anche altre opportunità, considera, guarda le cose da un altro punto di vista, un punto di vista che non hai finora considerato, per cercare di attirare a te una maggiore abbondanza economica. Quindi
Quindi questo era l'oroscopo per la Vergine, un oroscopo velocissimo, un oroscopo che non ho mai fatto così, lo sapete, chi mi conosce lo sa, per la settimana che va dal 10 al 16 di maggio. Come al solito, se avete dei commenti da fare, fateli e fatemi sapere. Noi con la Vergine ci vediamo la settimana prossima con l'oroscopo normale. Bye bye!